differenza è che io sapevo che stavo incontro, non sapevo, ma io lo sapevo, perciò c'è anche dell'autolesionismo da parte mia, nel senso perché mi sono voluto torturare. Allora, c'è una cosa carina, è che quando arrivo a casa, perché in realtà noi abbiamo una giunta di 7 assessori, poi tutti gli uomini hanno un ottavo assessore che è la moglie, no? Quando uno arriva a casa. E quando si arriva a casa, non mi posso neanche lamentare, vedo, te l'avevo detto. Allora, te l'avevo detto di non candidare, perciò devo anche stare muto e non mi posso neanche lamentare a casa. Al di là di queste cose, allora, l'inizio è difficilissimo. Difficile perché comunque ci sono delle situazioni veramente pesanti, anzi mi siedo, cioè, così almeno ci sono delle situazioni. Partire da questo benedetto appalto dei rifiuti, nel senso che scade a dicembre del 2014, c'è la questione, dire, economica del bilancio di Sanremo, che non è una cosa da poco, no? Sono delle cose anche difficili da capire, nel senso di dire, ma poi sindaco, lei i soldi ce li ha, ma non li può spendere, come posso spendere? No, perché c'è questa questione del patto di stabilità, c'è la questione che noi abbiamo oggi una situazione che stiamo lavorando a livello, come dire, giù con, nei prossimi giorni dovrebbe chiamarci l'OFI, tramite Del Rio, tramite l'ANCI, ci stiamo muovendo su questo, anche perché ci sono delle questioni abbastanza complicate su Sanremo, dove in realtà noi oggi il patto di stabilità viene calcolato negli anni 2009, 2010, 2011, noi abbiamo la fortuna di avere ancora un casinò in allora che portava delle risorse. E queste risorse, vuol dire, entravano anche sul bilancio comunale, perciò il patto di stabilità viene calcolato anche su queste risorse che entravano, che poi in realtà però non rimangono al Comune di Sanremo, come una partita di giro, perché a Sanremo rimane il 12%, l'88% ritorna al casinò, però il patto di stabilità calcola al 100%. Perciò noi oggi abbiamo una situazione ancora più complicata rispetto agli altri, perché incide 7-8 milioni di euro in più sul patto di stabilità. Perciò oggi la prima cosa che sono entrato è detto, sindaco, guardi, noi consigliamo di vendere il tribunale di Sanremo. E se non lo faccio se ne va a casa. Dico, vabbè, ci pensiamo. Dunque la situazione noi è complicatissima sull'aspetto economico. Abbiamo bisogno dunque da parte del Partito Democratico, il quale ha un ruolo importante in tantissime cose, ma soprattutto su questa partita per il Comune di Sanremo. Abbiamo un secondo me come sindaco abbiamo una, tutti noi, come ricordava Carlo, abbiamo una responsabilità di andare un po' oltre quello che l'autoreferenzialità Sanremo. Sanremo non ha mai bisogno di nessuno, io invece dico che Sanremo ha bisogno di tutti, ha bisogno di Imperia, ha bisogno di Arma, ha bisogno di Ventimiglia e dobbiamo iniziare veramente, ecco, la vera sfida, quella che deve essere dei sindaci, deve essere anche del Partito Democratico, tutti noi. È veramente di fare una provincia d'Imperia unica. Perché? Perché sia a livello turistico, sia a livello logistico, sia a livello di rifiuti, sia a livello di tutte quelle cose, dobbiamo iniziare a parlare con un'unica voce. Perché oggi i tempi, voglio dire, non ci permettono più di dover di dover rimanere chiusi nel nostro limbo. E su questo anche possono nascere discorsi interessanti anche tra quest'unione tra comuni, proprio per cercare anche di uscire da questa questione del patto di stabilità. Io voglio dire, noi abbiamo anche un primo approccio che lancio oggi qua insieme agli amici, di vedere anche questo piccolo problema della stazione unica appaltante, che è stata fatta una proroga, però io sino all'altro ieri non potevo fare neanche un cottimo di 10.000 euro per lo stadio comunale perché era bloccato a 30 giugno, perché poi noi abbiamo a che fare con i dirigenti, no? Quei dirigenti che hanno paura della loro ombra, non si prendono responsabilità e dunque siamo veramente su dei confini veramente limitati. Dunque noi